Ben trovate amiche, ben trovati amici di Resilienza Aurea. Oggi ci troviamo nella struttura I Guardiani dell'Orto a Bellaria, provincia di Rimini, e siamo qui per condividere qualche segreto di questa oasi di sostenibilità ed ecologia con la sua anima e creatrice Anna Succi. Buongiorno Anna. Buongiorno. Siamo felici di averti qui e innanzitutto chi sono I Guardiani dell'Orto? Sono i gatti. I gatti! Perché Anna, oltre ad avere una grande passione e attenzione per la sostenibilità ecologica, è anche una grande amante della natura e degli animali in tutte le loro forme. Quanti gatti hai? 3 al momento. Presentaceli. Allora, in ordine di età e di arrivo. Tino, 12 anni, arrivato all'inizio luglio 2010, adottato dal gattile Melampo di Fano. Ok. E Luce, arrivata nel 2012, trovata davanti all'ingresso della casa, in mezzo alle foglie del platano. Praticamente sentivo il miagolio, ma non la vedevo, una piccola macchietta nera. E poi Jack, un altro diavolaccio nero, che mi ha adottata lui veramente, perché abitava dall'altra parte della strada, ma ha continuato ad affrontare appunto l'attraversamento di questa strada piuttosto pericolosa per venire qui, fino a che non ho ceduto alle sue lusinghe e gli ho permesso di rimanere. E quindi poi c'erano altri, ma naturalmente la vita ha i suoi alti e bassi, ha i suoi alti e bassi, partenze e arrivi, e delle volte esige un tributo, e quindi. Ma siamo certi che l'anima di tutti quelli che sono passati di qui ti farà compagnia. Sicuramente, sempre. Sicuramente, perché il ricordo c'è di tutti. Dopo i guardiani, naturalmente c'è l'orto. Raccontaci del tuo orto. Allora, io sono figlia d'arte, i miei erano agricoltori e io ho fatto una scelta diversa, però indirettamente ho sempre vissuto alla campagna. E quando poi i miei genitori mi hanno lasciato, mi è rimasto appunto un pezzo di terreno a cui io ho continuato a dedicarmi, prima così facendo solo quelle due cose per me, per l'orto, per mangiare, sapendo cosa stavo mangiando. Quindi, importantissimo soprattutto di questi tempi, trattandolo senza usare naturalmente pesticidi o diavolerie varie, solo prodotti naturali o anche niente, insomma, appunto acqua e sole. Ottimo. Ed eventualmente integrando, fertilizzando il terreno con i resti organici, gli scarti, uh-huh, e lasciati appositamente fermentare in modo che poi diventano utili per ritornare alla terra e nutrirla. Perfetto. E nutrirla di nuovo, quindi chiudendo il cerchio, the circle of life, il cerchio della vita. Quali piante, quali alberi e quale erbe troviamo nel tuo orto? Qui tanta. Per esempio siamo sotto un meraviglioso noce, che è, sì, anche uno, come le nostre allieve amiche sanno, delle piante dei rimedi principali del dottor Bach, il walnut, che è una pianta, un'essenza protettiva contro le influenze esterne. Quindi chi sta sotto questo noce già viene protetto da molte cose. Poi subito qui vicino abbiamo un alloro, da quest'altro lato abbiamo un melograno, un pino marittimo, poi c'è una pseudo acacia, il caco, e poi dopo giù alberi da frutto, pero, alcuni susini selvatici, un paio di ciliegi, albicocchi,
Sto tentando di tirare su un paio di peschi, ma il pesco è una cosa Un po' molto più difficile. Noi delicata. abbiamo assaggiato tutta questa frutta, che ovviamente essendo non a chilometro ma a metro zero, è trattata senza alcun ausilio di chimica, ha un sapore completamente diverso da quello che ci si aspetta acquistandola in giro. Ecco, tornando alla tua passione anche e alla tua attenzione per la sostenibilità e per l'ecologia, che è uno dei motivi per cui ti abbiamo scelto per scambiare questa chiacchierata. Come mandi avanti un po' la tua casa per sostenere l'ecologia? Per esempio, elettricità ed energia. Allora, elettricità, 11 anni fa ho fatto installare l'impianto fotovoltaico e quindi io cerco di utilizzare tutti gli elettrodomestici di giorno, quindi lavatrice, asciugatrice, che la tecnologia ce l'ho tutta, ma cerco di usarla di giorno in modo da sfruttare l'energia solare. Perché attenzione, vivere in un'oasi come questa non vuol dire essere tagliati fuori dal mondo, non avere il computer, non avere la tecnologia. La tecnologia va usata attentamente, con prudenza e buon senso, perché sia lei a lavorare per noi e non ci renda schiavi, ma la possiamo usare per i nostri reali bisogni e per il nostro reale progresso. Esatto. Poi ultimamente ho deciso di abolire l'acqua in bottiglia acquistata al supermercato. Benissimo. Primo perché portare tanti pesi per la mia salute non era più troppo agevole. In più la plastica mi stava proprio antipatica e quindi ho acquistato un dispositivo per l'ionizzazione. E quindi è collegato al rubinetto della cucina e quindi io ottengo acqua da bere, acqua alcalina a diversi gradi di alcalinità, che quindi anche questa diciamo, favorisce il nostro corpo perché aiuta il corpo a smaltire le scorie. Confermo che noi siamo qui da qualche giorno e bere quest'acqua ha già fatto la differenza. Siamo sempre in fase di depurazione naturalissima, senza aggiungere nulla. In più, contrariamente ad altri dispositivi che esistono per ottenere l'acqua da bere, per depurare l'acqua da bere, questo dispositivo qui ci dà diverse qualità di acqua e la cosiddetta acqua di scarto, che è quella che risulta dalla lavorazione. E quindi noi otteniamo dell'acqua da bere da un lato, ma dall'altro lato C'è avremo uno dell'acqua, c'è scarto, uno certo. scarto. Quell'acqua di scarto ha altri utilizzi, quindi può essere usata alcune tipologie per innaffiare le piante. Rimane residuo, ad esempio, un'acqua a pH 4,5 che è assolutamente amata dalle mie piante acidofile. E poi otteniamo addirittura dell'acqua a pH 2,5 che sostituisce la candeggina. E poi appunto abbiamo un'acqua da bere, anche quella ottima, con diversi pH dall'8,5 al 9,5, che una è migliore per fare il caffè, quell'altra è migliore per cucinare la pasta, oppure la 9,5 il top da bere. Una gamma infinita. Sì. Rimanendo in tema di acqua, emergenza acqua, emergenza siccità, soprattutto in quest'estate, è una morsa che stringe parecchi. Tu come hai pensato eventualmente di affrontare le emergenze per un eventuale blocco di acqua, mancanza d'acqua, e come contribuisci allo stesso tempo ad aiutare il resto della natura, per esempio gli uccellini o gli animali assetati? Allora, io dunque, quando ho cominciato ad occuparmi in modo stabile, quando sono andata in pensione, che ho cominciato a dedicarmi in modo a tempo pieno all'orto e alla terra,
recuperato un posto che avevamo un posto vecchio che serviva per irrigare, che però non era più adeguato, quindi diciamo che ne ho recuperato l'uso in modo più razionale e quindi ho installato gli impianti di irrigazione a goccia in modo da limitare il consumo e che sia anche tutto gestibile senza dover passare tutta la giornata con la gomma a innaffiare questo piuttosto che Certamente. quell'altro. Poi Anche ad un... perché Anna è fondamentalmente sola e autonoma nel gestire tutta Esatto. questa realtà, quindi bisogna anche adeguare le esigenze della persona e degli anni che passano, anche se Sì. Anna è una ragazzina Sì, nell'anima grazie, e nel sì, cuore, nell'anima, sì. ma anche naturalmente a rendere il tutto gestibile da una persona sola e non più ventenne. Quindi complimenti anche alla creatività e all'inventività di Anna, che ha trovato questo sistema. Poi ho sempre avuto una passione proprio per l'acqua, per i siti con acqua e quindi inizialmente pensavo di far costruire una fontana con i getti, eccetera. Poi ho conosciuto delle persone che costruivano laghetti naturali. È E lì stata è l'illuminazione. stato amore a prima vista e quindi mi sono fatta aiutare a costruire un laghetto Che poi e, vedremo, che poi faremo un vedremo, giro di tutto la e struttura. laghetto che si è dimostrato il bar degli uccellini e di tutti gli animali Fantastico. del vicinato e che passano di qui e non ultima all'inizio un germano che probabilmente si era trovato in difficoltà dopo una burrasca, me lo sono trovato che nuoticchiava nel laghetto e si è fatto un paio di giorni al B&B e poi dopo ha ringraziato e se n'è Quindi andato. anche una clinica involontaria Sì, per esatto. animali in difficoltà. Un punto di ristoro, sicuramente un Perfetto. punto di ristoro. Questo è Naturalmente bellissimo. il laghetto richiama anche tanti altri animali perché sono ricomparse le libellule, per Ah, che esempio. bellezza. E quando cioè, la libellula ama i posti puliti. Certo. Quindi rivedere le libellule vuol dire che sto facendo un buon lavoro. Assolutamente. Ecco. Ricordiamoci che, come voi che ci seguite sempre sui nostri contenuti, noi ci occupiamo anche di benessere olistico e di energia. Quindi sappiamo che dove c'è un'energia buona, dove scorre l'acqua, dove c'è il sole e dove le persone creano un ambiente favorevole al circolo dell'energia positiva, tutto cresce bene, tutto viene bene. Ricordiamoci anche che l'acqua è la base del sistema dei fiori di Bach. Acqua, sole, piante, uguale energia, uguale risonanza con le nostre vibrazioni, uguale, diciamola così, guarigione da tante problematiche. Quindi complimenti di nuovo a tutti coloro che si adoperano perché la natura venga rispettata, amata e conservata. C'è un episodio molto carino che ci ha raccontato Anna in questi giorni che riguarda il salvataggio di alcune api, altro elemento fondamentale di cui si parla moltissimo in questo periodo perché senza le api si ferma il mondo. Raccontaci delle tue colonie adottate. Allora, non sono adottate, sono in stallo, Installo, ok. perché ho un'amica che ha un'azienda agricola a qualche chilometro da qui e fa l'apicoltrice. Ok. Allora, diciamo che annualmente occorre separare nelle arnie. Occorre, per creare nuove famiglie, occorre separare le api e quelle che devono andare a creare le nuove regine, le nuove famiglie, vanno allontanate dalle arnie d'origine
perché altrimenti ritornerebbero all'arnia d'origine. Cioè, sembrerebbe una forzatura, ma le si aiuta a riprodursi. La natura ha le sue leggi. Esatto. E questa amica, sapendo della condizione di naturalità del mio orto, mi ha chiesto ospitalità per le sue ragazzine. E questo è già il terzo anno di collaborazione. Anche perché qui è pieno di erbe, fiori e piante fatte crescere apposta per farfalle ed api, in modo da poterle aiutare a nutrirsi e a portare avanti il loro compito nella natura. Esatto. E quindi appunto è già il terzo anno di collaborazione. Anche quest'anno, addirittura quest'anno me le ha portate molto prima, me le ha portate già in maggio, perché okay, qua era già tutto fiorito, quindi ha detto approfittiamone subito. E poi un giorno mi ha avvisata che sarebbe venuta probabilmente a portarmi un'altra arnia, perché doveva andare a fare un salvataggio. L'avevano chiamata praticamente in una casa dove avevano smontato un condizionatore, ma non avevano chiuso i buchi dove entrava il tubo dentro casa. Morale della favola, le api si sono infilate in questo buco, c'era un intercapedine nel muro e quindi hanno creato il nido in questo intercapedine. Naturalmente il fabbricato era un fabbricato semi abbandonato. Quando sono andati per fare dei lavori di ristrutturazione al fabbricato, si sono accorti di queste api e quindi hanno chiamato la mia amica per fare il salvataggio. Naturalmente è stata un'operazione abbastanza complessa, complicata, perché hanno dovuto allargare il buco, far aprire un po', però in due o tre tempi, con tanta pazienza, eccetera, è riuscita. Abbiamo salvato queste api che poi hanno soggiornato qui anche loro un po' di giorni. Per riprendersi dallo shock. Esatto, e poi dopo sono già andate alla sede principale. E sono tornate operative in perfetta salute. Ecco, adesso abbiamo altre due arnie. Ok, dopo vedremo anche quelle. E qui ci sono le piccoline. Ok. Che sono quelle che devono crescere. La nuova generazione. Quindi adesso non vedremo forse tante api di fuori, però ma sono sappiamo quelle, che ci sono. Esatto, sono quelle che lavorano per dar da mangiare alle piccoline che sono nelle arnie. Perfetto. Allora, abbiamo parlato di risparmio energetico, riciclo dei materiali di scarto, acqua, natura, niente pesticidi. Tutto questo in mano a una sola persona. Questo cosa vuol dire, amiche e amici? Occuparci della natura ed essere e pensare ecosostenibile si può fare. Grazie Anna per la disponibilità, grazie a tutti e buona estate. Arrivederci. Arrivederci da Città Aura e da Resilienza Aurea. Arrivederci.